What's up guys, today we're going to talk about gli steroidi. In particolare si tratta, parliamo degli ormoni steroidei. In questo caso abbiamo questi due tipi, che sono suddivisi in due sottogruppi, gli ormoni sessuali e gli ormoni cortisureali. In particolare sappiamo che gli ormoni cortisureali surrenali sono prodotti dalle ghiandole surrenali. In particolare sono classificati in due tipi, glicocorticoidi e quelli mineralcorticoidi. Nel primo in particolare abbiamo i glicocorticoidi, sono i più importanti. I due più importanti sono cortisolo e il cortisone. Questi tipi di ormoni favoriscono la produzione della formazione del glucosio, quindi questo qua, e a partire dagli aminoacidi ovviamente. E sappiamo inoltre che questo processo viene chiamato gluconeogenesi, che è aumentando la quantità di glucosio disponibile nelle cellule. E dopodiché, dopo aver parlato a questo punto qua, abbiamo il secondo punto, che è quello mineralcorticoidi, che sono responsabili del riassorbimento degli ioni di sodio, che è Na+. E inoltre sappiamo che a livello dei tubuli renali, del nefrone, regolando in tal modo l'equilibrio idrosalino. Il più importante che conosciamo è aldosterone. E quindi capiamo che i steroidi sono diversi dagli ormoni steroidei. Allora, quindi dopo aver parlato di ormoni cortisureali, parliamo di un altro ramo, che sono degli ormoni sessuali. Innanzitutto, la produzione degli ormoni sessuali è sotto il controllo dell'ipotalamo, quindi all'interno del cervello, che è un posto all'interno del cervello. Allora, sappiamo che rilasciando l'ormone GnRH stimola l'adenoipropofisi a rilasciare la gonadotropina, il follicolo stimolante FSH e il luteinizzante LH. Detto a poche parole semplici, sono delle molecole organiche e prodotte dalle gonadi o ghiandole sessuali. In particolare nelle femmine abbiamo le ovaie, invece nei maschi abbiamo dei testicoli, che hanno diverse funzioni. Innanzitutto quella della regolazione dello sviluppo dell'individuo e del ciclo riproduttivo. In terzo luogo è quello del comportamento sessuale. Inoltre sappiamo che questi gonadi sono suddivisi in tre tipi di ormoni e diciamo contengono sia nelle femmine che nei maschi, ma con una percentuale diversa. In particolare abbiamo tre tipi di ormoni: androgeni, estrogeni e progestinici. In particolare estrogeni e progestinici hanno una percentuale molto più maggiore rispetto a androgeni presenti nelle femmine. Allora, quindi da un lato estrogeni hanno la funzione di primario di quello del ciclo dello sviluppo riproduttivo e anche lo sviluppo secondario, cioè quello cambiamento del tono di voce, l'ampliamento del bacino e del seno. Mentre per quanto riguarda progestinici, hanno due funzioni. Il ruolo fondamentale è quello di ricostruzione all'interno delle pareti, dell'utero, il famoso endometrio, per l'impianto e poi anche per lo sviluppo delle cellule uovo fecondata, in particolare del progesterone. Mentre gli estrogeni e progestinici sono degli ormoni prodotti durante il ciclo ovarico dal follicolo nella fase preovulatoria e dal corpo luteo nella fase postovulatoria. Dopodiché parliamo quelli dei maschi. Conosciamo che androgeni sono formati da androsterone e testosterone. In particolare il testosterone è un ormone prodotto nei tubuli seminiferi dei testicoli dalle cellule di Leydig in seguito al rilascio dell'ormone LH dall'adenoiprofisi, e poi successivamente il testosterone e anche l'ormone di FSH stimolano le cellule del Sertoli a produrre spermatozoi. Quindi androgeni si sviluppa nei maschi, e uno ha la funzione dello sviluppo sessuale, quindi inviando verso il ciclo riproduttivo primario, e poi la fase secondaria è quello della muscolatura, cambiamento del tono di voce e quella crescita dei peli, e successivamente stimolando la crescita dei spermatozoi, in particolare del testosterone.